Non capisco perché ci debbano essere delle discriminazioni sul cesso, perché al cesso vai a pisciare e a cagare. Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per parlarvi dei bagni. Per la maggior parte delle persone i bagni non sono una problematica. Vanno dentro, fanno quello che devono fare e poi se ne escono, sempre se non c'è una fila interminabile. Mentre per quanto riguarda le persone trans, i bagni possono causare disforia, soprattutto quando si è pre-transizione. Ad esempio, un F2M pre-transizione può imporsi di andare nel bagno femminile perché sente di non passare abbastanza e che quindi non ha il diritto di andare in quello degli uomini, oppure ha paura di essere preso in giro, essere cacciato. Ci possono essere tantissime ragioni. Poi ovviamente ci stanno le persone che vanno dentro fregando e le persone che non vanno direttamente al bagno. Ma questo ovviamente è anche una problematica per le persone che sono già in terapia, magari una persona non passa abbastanza. Se uno è bigender, magari non ha quell'esigenza di sembrare nello stereotipo maschile oppure femminile. Oggi ho deciso di parlare di questa tematica perché in questa ultima settimana, forse le ultime due, non so bene la data, in North Carolina hanno approvato una legge discriminatoria. Gli attivisti la chiamano la Anti-Trans Bathroom Bill. Però in pratica di che cosa parla questa cosa? Questa legge l'hanno creata per fare in modo che le persone transessuali, transgender, debbano andare per forza nei bagni pubblici scegliendo il bagno del sesso che gli è stato assegnato alla nascita. Quindi secondo loro io dovrei andare nel bagno femminile e una donna M2F dovrebbe andare in quello maschile. Questo può portare a tantissimi problemi di sicurezza. Prima di tutto ci può essere molta discriminazione, ad esempio una M2F nel bagno degli uomini può essere picchiata, stuprata, può essere presa a parole o qualsiasi altra cosa che vi possa venire in mente, mentre io dal bagno femminile verrei cacciato. Però più che portare problemi alle persone binarie come me, questo porterebbe problemi alle persone non binarie, ossia alle persone che comunque non sono riconoscibili nello stereotipo maschile-femminile, sia loro interiormente che loro nel loro aspetto fisico. Inoltre esistono anche le persone intersessuali che comunque possono anche non riconoscersi nel sesso che gli è stato assegnato alla nascita proprio perché magari non è molto certa quando gli è stata assegnata e quindi hanno sviluppato un'identità di genere differente da quello che gli hanno dato loro. Non conosco molto la politica americana, anzi diciamo che non conosco proprio la politica, però se dobbiamo dirla in soldoni, gli estremisti di destra della North Carolina hanno deciso che dovevano fare questa legge perché secondo loro altrimenti una persona potrebbe andare in un bagno dicendo di essere trans e quindi spiare le altre persone. Questo è un problema che è stato sollevato in molti stati americani, infatti anche in Messico hanno fatto un polverone l'anno scorso e c'è stata una campagna via Twitter, Facebook e i vari social network dove dei ragazzi trans entravano nel bagno femminile e facevano una foto allo specchio lasciando un commento dicendo tipo tu vorresti che tua moglie andasse a bagno con me. Ma diciamo che non sta qui il problema perché non è mai, e dico mai, davvero mai, è capitato che una persona andasse in un bagno, stuprasse una donna dopo aver detto di essere un M2F. Perché se uno è malintenzionato, andrà nel bagno delle donne o dei uomini. Può capitare anche che una donna voglia spiare gli uomini, non lo so, siamo tutti umani alla fine. Entrerà direttamente nel bagno facendo quello che deve fare, che comunque non penso che una persona possa essere stuprata in un bagno affollato. Posso capire se stai in un autogrill alle 3 del mattino, non c'è nessuno, ok, però se stai in un bagno affollato con 100.000 persone, come fai? Quello che non capisco veramente è il come controlleranno chi può entrare in un bagno. Ci saranno degli addetti a guardare nelle mutande delle persone. Ogni persona sarà costretta a portare il certificato di nascita, non quello corretto, quello precedente, semmai l'hanno cambiato, per far vedere qual era il sesso di nascita. Ci sarà qualcuno lì a guardarti per vedere se secondo loro sei trans oppure no. E mi domando anche come faranno i genitori, perché ci stanno tante mamme e tanti papà che stanno con un figlio del sesso opposto a loro e magari il bambino deve andare al bagno, loro devono andare al bagno. Come fanno? Non lo possono lasciare lì fuori. Se la legge è uguale per tutti, una mamma con un figlio non dovrebbe portare il figlio con sé in bagno. Infatti, appena questa cosa entrerà in vigore, tenterò di capire come funzionerà, perché secondo me è una cosa impossibile perché alla fine ognuno va nel bagno che vuole, ci stanno tante ragazze che per saltare la fila vanno nel bagno degli uomini. L'hanno sempre fatto, anche a scuola l'hanno sempre fatto, quindi non ci sono mai stati problemi.
Io sinceramente voterei per creare dei bagni neutri ovunque, senza che ci debbano essere delle distinzioni. Ad esempio, io ho avuto problemi l'anno scorso in quinto perché una bidella non voleva che io andassi nel bagno dei maschi. Quindi ho passato l'anno quasi non andando in bagno e quando ci andavo tentavo di non farmi vedere. E non mi sembra neanche una cosa tanto giusta perché alla fine dobbiamo pisciare tutti. Quando stai in bagno non è che stai all'aperto, ci stanno i vari comparti, non so come si dice in italiano, però comunque non è che stai lì a pisciare davanti a tutti quanti, a meno che non stai all'urinatorio. E non penso che un F2M non operato e magari anche non binario vada lì, quindi che comunque sarebbe nel suo diritto andarci, se mai avesse fatto la valvoplastica, l'omeidoidoplastica. O anche se volesse usare un pager, sono cazzi suoi, deve solo pisciare, se non si vergogna. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se siete d'accordo o siete in disaccordo con me, se avete mai vissuto esperienze del genere, se avevate saputo di quello che è successo in North Carolina, in Messico e bla bla bla. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao!